Ragazze, bentornati a tutte per un nuovo video. Oggi un nuovo video, ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, e giù nell'info box, come sempre, troverete tutti i link per quanto riguarda i miei social, ma per quanto riguarda tutto ciò che vi può interessare, sconti, link, insomma. Così. Oggi prodotti finiti per quanto riguarda i detersivi, ne ho un bel po'. Questa volta ho veramente tantissime cose da farvi vedere, ho finito, per cui direi di iniziare subito. Allora, per prima cosa vi faccio vedere il brillantante del Deco. Noi questo lo compriamo praticamente spessissimo, soprattutto ovviamente quando ci andiamo al Deco, e ci troviamo abbastanza bene e ve lo consiglio. Poi, per quanto riguarda gli asciugotti, abbiamo terminato questi qua della linea Fiocco. Una scoperta per me, devo dire un'ottima scoperta, tant'è che l'ho ripreso e penso che poi lo vedrete nel video della spesa che poi metterò. Sto parlando di questo sgrassatore Alba, è veramente stra buono, con un'ottima profumazione, lo potete utilizzare ovunque, sulle superfici lavabili, mattonelle, sulle tavole, le tovaglie quelle plastificate, per appunto pulire i lamelli, i fornelli, ma è ottimo anche per i colli delle camicie. Alba fa anche detersivi per quanto riguarda i pavimenti, che però quelli ancora lo devo provare perché non lo riesco a trovare, e fa anche la saponetta, quella grande, tipo quella che una volta si chiamava Sole, non so se si trova ancora. Comunque un pezzo di sapone grandissimo che mi fa ricordare i tempi di mia nonna, che lo acquistava sempre perché era veramente buonissimo per pulire i colli delle camicie, quindi me lo ricordo benissimo. E però io ancora di questa marca ancora lo devo trovare, che poi sarebbe questo qui. Lo trovate in tutti i negozi casalinghi e poi è veramente molto economico. Per me è stata una grandissima scoperta, infatti poi l'ho ricomprato e mi è piaciuto e mi piace veramente tantissimo. Poi bicarbonato Solvay, questo è quello purissimo. Non l'avevo mai provato e devo dire che è buono. Sostanzialmente fa quello che deve fare, per cui è buono. Poi abbiamo, per quanto riguarda la lavatrice, questo ammorbidente dell'Enor, lavanda e camomilla, è buonissimo, ha una profumazione veramente sublime. Quando io stendo la biancheria o comunque le lenzuola, si sente questa profumazione di lavanda e camomilla messa insieme, che è veramente una bellezza, veramente, e dura veramente tantissimo, ve lo consiglio. Poi, per quanto riguarda il bagno, ho finito il Cif, questo è quello appunto spray multi rapido, pulito, ultra brillante, facile e veloce da risciacquare, ed è vero, ottimo prodotto, pulisce bene. Il Cif è una garanzia, ormai esiste da anni e ha un'ottima profumazione. Un altro bicarbonato di sodio, questo è quello del Deco, che abbiamo già provato e riprovato, e è sempre buono. Poi abbiamo l'omino bianco candeggina delicata, che sapete che io lo utilizzo sempre, è veramente stra buono. Igienica Corona e il Dash liquido alla lavanda, che anche questo vi straconsiglio. Mamma mia, si sente ancora tantissimo, la profumazione è stra buona, adoro, infatti lo voglio ricomprare assolutamente, e perché appunto ha questa fortissima profumazione di lavanda. Se vi piace la lavanda lo dovete provare.
che veramente è inebriante, a me mi fa impazzire veramente tanto. Chi mi sembra tanto sa che io adoro la lavanda, quindi. Poi per quanto riguarda il deodorante per gli ambienti, questo qui della seta blu alla profumazione orchidea. Io non ci vado molto appresso con questi deodoranti, mio marito è fissato a comprare questi deodoranti per la casa perché non mi piacciono, io preferisco altro. E questo qui mi dà fastidio perché ogni 2x3 c'è lo spruzzo e magari sono in sovraffensiva e mi fa spaventare. E poi ci sono delle profumazioni che mi danno fastidio, per cui per me no. Un altro bicarbonato sempre della Solvay. Poi lavatrice anticalcare della Dual Power, io già l'ho riacquistato più di una volta ed è ottimo. Poi un altro vino bianco detersivo, questo in questo caso è quello igienizzante, è buonissimo, io ormai quando mi trovo lo prendo sempre, ottimo sia per i bianchi che per i colorati e lo amo tantissimo. Poi asciugotti, wow, quello, la bobina, quella gigante. Altro bicarbonato, in questo caso è il Vixel, che l'abbiamo già preso anche in passato. La pellicola, questa qua della Frio. Omino bianco detersivo sempre igienizzante, veramente stra buono, come vedete io lo riacquisto spessissimo. Poi sacchetti per la spazzatura. Poi abbiamo del Bego di piatti classica, sempre carta igienica della Corona, Carès, tovaglioli Carès, poi abbiamo le spugne, quelle abrasive a due lati della Scotch, penso che si dica, e tovaglioli Corona, questi praticamente li usiamo a go-go. Poi per quanto riguarda i piatti, questo lo svelto al limone, questo era quello con la bottiglia riciclata, sì, questo qua ottimo, lo svelto è una garanzia. Altri bicarbonati, un altro Dual Power per la lavatrice e un'altra candeggina, questa volta Alba. Poi ho terminato questo detersivo, Spin, anzi, se lo utilizzate fatemi sapere se si trova ancora, perché è stato veramente ottimo. Io non sto riuscendo più ad andarci, però se mi fate sapere, magari qualcuno se mi fa sapere che si trova ancora, io me lo vado a riprendere. È buonissimo, toglie veramente qualsiasi tipo di macchia, veramente tantissimo. Poi un altro brillantante, questa volta è Active nuovo, era la prima volta che lo prendevamo, buono, però dovevo ricomprare per riprovarlo. Bobina wow asciugotto. Vabbè, io ho comprato delle buste, quelle salva spazio, appunto, che ho messo i piumoni quando li ho lavati e tutto quanto, e ho utilizzato questi qua, di questa marca qua, Fatigati, che praticamente sono quelli che si esporta l'aria con l'aspirapolvere e si chiude. Vedete com'è fatto? In questo modo qua. E diciamo che è buono, ecco. Sono buoni. Un po' cari, l'ho trovati, però. Deodoranti per la casa, questo qui mi è piaciuto, stranamente questo qua mi è piaciuto, l'ho presi da Casanova con lo sconto del 60% agli agrumi, questa marca qua, Air Fresh sempre, però sarà la profumazione, ma mi è piaciuta, mentre quest'altro seta blu 5 in 1 al freddo.
frescolino che l'ho trovato fresco, ma nello stesso tempo una profumazione un po' troppo forte. Poi il sale per la lavastoviglie, il Conad. Poi abbiamo come tovaglioli della Caress e poi Tatticenica Corona. Poi, sempre per la lavastoviglie, ho terminato il DAT 5, questo cura lavastoviglie, ottimo. E poi bobina asciugotto, quello grande grande grande. Poi un altro bicarbonato, questo è quello della Castagna, che ogni tanto pure lo prendiamo. E poi per terminare tovaglioli Patrizia. È tutto. Io spero di avervi fatto comunque un po' di compagnia, di avervi dato qualche consiglio piacevole. Fatemi sapere se si trova ancora questo detersivo, in modo tale che me lo vada a riprendere, se avete l'opportunità di potermelo farmelo sapere. Vi consiglio il detersivo, quello Alba, lo sgrassatore Alba, che è veramente ottimo. Le altre cose, bene o male, qualcosa già sapete che io compro e rimuovo ogni volta che mi finisce. Vi consiglio il Dash alla lavanda, assolutamente, con il Lenor alla lavanda e camomilla. E questo è quanto. Io vi ringrazio per aver visto anche questo video. Vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i link per quanto riguarda i miei social e per quanto riguarda questo video. Io vi ringrazio per aver visto questo video e se vi va, noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze!